L'emozione e la gioia di questo momento è grandissima, lo dico, non ho preparato un discorso perché credo molto nello Spirito Santo che in questo momento illumina veramente i cuori, in modo particolare quello di un sacerdote quando si sente accolto e si sente amato come mi sento io adesso. E prima di tutto vorrei ringraziare, ringrazio il Signore per questa nuova fiducia che mi rinnova e in particolare ecco la Madonna delle Grazie, Maria Santissima Annunziata, l'Annunziata, ecco il sì, mi sento chiamato a dire ancora una volta sì e chiedo a San Leonardo che ecco, di aiutarmi, di essere veramente il mio compagno di viaggio in questa esperienza nuova che sto vivendo già da oggi con voi. Questa sera dormirò con voi. Dormirò nella canopica, proprio una scelta quella di voler stare qui e provare a vivere e essere veramente ecco, parte di questa comunità. Ieri parlando con Don Cristian facevamo memoria in fondo di coloro che prima di noi hanno vissuto questo servizio, questa parrocchia veramente ha una storia lunghissima di sacerdoti e quindi sentivo subito grazie, qui almeno ci sono presenti, c'è stato Cristian, a cui sento già da adesso di dire grazie perché c'è una solidarietà con i predecessori, io questa è la terza volta che io la parlo, ma come diceva veramente Cristian già ieri, c'è una solidarietà che nasce con il cuore del sacerdote quando pensa a coloro che sono stati parroci sacerdoti prima di lui. E quindi saluto Don Gioacchino per il quale ho avuto come padre all'inizio del reato, mi ha veramente amato Don Vincenzo che è la nostra colonna, veramente Don Vincenzo, tutto a posto. Crocifisso risorto e quindi a portare quella gioia e quella luce
come era bello che un saluto vicino questa dimensione ecclesiale, come diceva Cristian dal cuore, l'altro, no? Quindi sentirci comunità, famiglia di Dio, quindi è quello che spero che si possa realizzare sempre di più in questo tempo che ci attende, almeno 9 anni, speriamo. Quello che ho giurato, ho rinnovato.